La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Ben ritrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Come ogni giorno apriamo la nostra finestra sulla nostra città e sul nostro territorio e come ogni lunedì alle 12.10 e giovedì alle 18.10 sulla sanità, sulla salute, con i nostri professionisti dell'azienda sanitaria locale. Oggi è con noi la psicologa Giulietta Leotti, che è responsabile di neuropsichiatria del distretto centro-nord della nostra AUSL di Ferrara. Parleremo di neuropsichiatria, in particolare riferita all'infanzia e all'adolescenza. Inizierei però chiedendo alla dottoressa Leotti come funziona il vostro servizio e come opera sul nostro territorio. Buongiorno, il nostro servizio è un servizio inserito all'interno del Dipartimento di Salute Mentale. All'interno del Dipartimento, oltre al servizio per la psichiatria adulti, c'è anche il servizio SERD e la neuropsichiatria infantile. Noi ci occupiamo di problematiche neuromotorie, dello sviluppo, ritardo mentale, disturbi dello spettro autistico, oltre alla psicopatologia. Chi lavora nel nostro servizio sono neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, educatori professionali e terapisti della riabilitazione psichiatrica. I nostri interventi sono interventi di due tipi prevalentemente: interventi diretti all'utenza, quindi con colloqui, visite specialistiche, interventi riabilitativi diretti, e un lavoro indiretto più di rete. Il nostro servizio ha come caratteristica principale quella di mettersi in relazione con tutte le altre agenzie importanti per lo sviluppo e la crescita dell'infanzia e degli adolescenti. In particolare ci rapportiamo con la scuola, con gli altri servizi del dipartimento e con gli altri servizi dell'azienda sanitaria, con il servizio sociale e gli enti locali. Una parte importante anche del nostro lavoro è un'attività integrata in collaborazione con il servizio sociale, perché all'interno del nostro servizio ci si occupa anche della tutela minorile, quindi anche di tutti gli interventi che si fanno in accordo con l'autorità giudiziaria. Ci occupiamo anche di affido e adozione, quindi è un servizio che ha un ampio spettro di azione. Il nostro principale interlocutore è ovviamente la scuola, perché tante segnalazioni arrivano anche dal mondo della scuola, prevalentemente per difficoltà scolastiche, ma anche difficoltà relative agli aspetti emotivi, affettivi, relazionali. Ci occupiamo anche di disabilità e integrazione scolastica, con interventi in collaborazione con gli insegnanti rispetto all'inserimento. Abbiamo contatti frequenti con gli insegnanti, soprattutto per i bambini che hanno una certificazione con l'insegnante di sostegno. La nostra attività quindi è un'attività che si svolge sia direttamente con bambini e genitori, sia indirettamente con insegnanti, educatori. Abbiamo anche rapporti con il privato sociale, perché comunque, ad esempio, per citarne uno, anche l'associazione Giulia, abbiamo diversi progetti di intervento riabilitativi anche con il privato sociale e le associazioni. Il nostro lavoro si articola, insomma, durante l'arco della settimana dal lunedì al venerdì. Abbiamo un orario di servizio sulla sede di Ferrara che prevede l'apertura dalle 8 alle 18.30 con turnazione degli operatori, e abbiamo la possibilità di utilizzare anche degli strumenti, diciamo soprattutto questo dopo la pandemia, degli strumenti informatici per agevolare per esempio i contatti con le scuole e con gli altri operatori degli altri servizi. Questa è stata un po' una scoperta e anche una valorizzazione di questa modalità di lavoro dovuta alla pandemia, nel senso che ci siamo trovati a dover gestire rapporti con gli utenti, con gli altri servizi, con gli altri nostri collaboratori, dovendo tener conto delle limitazioni della pandemia, e abbiamo cercato di sviluppare il più possibile anche i contatti a distanza utilizzando tutti i canali e le piattaforme
che permettono insomma di metterci in collegamento, per esempio gli incontri per l'integrazione scolastica con gli insegnanti, ora li facciamo prevalentemente, tranne casi particolari, utilizzando le piattaforme, e questo insomma ci ha anche ridotto sicuramente anche la dispersione in termini di energie e di tempo per recarci nelle scuole. Chiaro che abbiamo modificato il nostro tipo di intervento perché era importante comunque mantenere il contatto il più possibile con le scuole e con i genitori, e non abbiamo potuto sostituire pienamente i nostri interventi con interventi a distanza online, perché in alcune situazioni è indispensabile il lavoro in presenza e il confronto diretto in presenza. Però questa è stata una modificazione che abbiamo potuto in qualche modo anche apprezzare rispetto all'esperienza fatta con la pandemia. Abbiamo anche cercato durante il periodo della pandemia di tenere i contatti con i ragazzi, gli adolescenti. Questo è stato uno strumento in alcuni casi che si è rivelato importante e fondamentale per mantenere una continuità di rapporto terapeutico con gli adolescenti. In altre situazioni chiaramente non è stato possibile fare un intervento, specialmente con i bambini più piccoli, nonostante si siano cercati di sperimentare, ad esempio anche attraverso colloqui a distanza con i genitori, con indicazioni anche riabilitative, osservative. E le logopediste e i fisioterapisti si sono anche tanto mobilitati per riuscire a proporre anche interventi a distanza. È chiaro che con più i bambini sono piccoli, più il mezzo è inadeguato per un intervento riabilitativo, però abbiamo cercato di mantenere anche durante questi due anni molto difficili e complessi per tutti la possibilità di un rapporto continuativo con il servizio. Rispetto all'esperienza di questi due anni, sicuramente ci siamo trovati con una richiesta di intervento e un'emergenza che ha riguardato soprattutto la fascia preadolescenziale e adolescenziale. Quello che abbiamo riscontrato non è stato tanto un elevato numero di richieste in più rispetto agli adolescenti, ma quello che ci colpisce è proprio l'intensità del disagio e la gravità delle forme di psicopatologia che riscontriamo nella fascia adolescenziale. Il nostro servizio sta lavorando molto in collaborazione anche con gli altri due servizi del Dipartimento, cioè la salute mentale e il servizio delle dipendenze patologiche, perché molto spesso abbiamo bisogno di attuare interventi integrati tra i servizi, perché gli aspetti da prendere in considerazione sono molti, da quello dell'uso delle sostanze, agli agiti autolesivi, all'isolamento. Abbiamo molti ragazzi che a seguito della pandemia hanno interrotto la frequenza scolastica, molti ragazzi che si sono chiusi e mantengono i contatti con l'esterno unicamente attraverso i social o l'attività con il computer. Quindi questo ci porta insomma a cercare di mettere in campo interventi su più livelli, coinvolgendo più settori, più professionisti. Con il servizio di salute mentale in particolare abbiamo attuato interventi sia per i ragazzi sia per i genitori, per tutte le problematiche di disregolazione emotiva e comportamentale. Abbiamo assistito ad un incremento di queste problematiche negli ultimi anni, con forti conflitti e forte difficoltà di gestione di questi comportamenti disregolati sia all'interno del contesto scolastico che del contesto familiare. Quindi insomma con il servizio adulti del Dipartimento abbiamo attivato sia gruppi terapeutici indirizzati agli adolescenti con un trattamento DBT, che è un trattamento specialistico riconosciuto evidence based, sia gruppi per i genitori, perché è importante che il lavoro possa coinvolgere le risorse sia dei ragazzi che dei familiari, con interventi strutturati che possono avere una ricaduta importante poi dopo sul benessere degli adolescenti. Sempre all'interno del nostro dipartimento e in collaborazione anche con lo spazio giovani del servizio di cure primarie abbiamo potenziato
l'offerta per gli adolescenti, grazie anche ai finanziamenti che abbiamo ricevuto proprio per la pandemia, per il Covid, abbiamo potuto potenziare l'accoglienza delle domande di intervento degli adolescenti creando un servizio apposito che potesse accogliere i ragazzi in maniera rapida, senza necessità di prenotazione, con accesso il più possibile veloce e diretto, proprio perché per gli adolescenti abbiamo bisogno di dare delle risposte precise, tempestive soprattutto, e di cogliere il malessere il più possibile precocemente per evitare che si creino delle situazioni di cronicizzazione che portano poi insomma a situazioni di forte sofferenza sia individuale che poi familiare. Per i ragazzi che hanno soprattutto un isolamento, e ne abbiamo visti diversi dopo la pandemia, cerchiamo di attuare anche interventi a livello domiciliare con attività che possano con molta gradualità e pazienza avvicinare il ragazzo nel suo contesto di vita per poi creare dei collegamenti perché possa riprendere il proprio percorso evolutivo. Rifrequentare la scuola, ritornare ad avere una relazione sociale adeguata a quello che è necessario per la sua crescita, per il suo sviluppo. Abbiamo da potenziare sicuramente l'attività di collaborazione all'interno della Casa della Salute. I nostri servizi sono collocati all'interno della Casa della Salute, quindi questo facilita anche la contiguità proprio fisica, facilita la collaborazione con gli altri servizi. In particolare a Ferrara abbiamo sviluppato un percorso diagnostico che ci permette di avere esami ematici, visite specialistiche in maniera agevolata per i nostri ragazzi disabili. Questo è un percorso importante perché ci permette di creare tutte le condizioni ottimali perché i nostri ragazzini, penso in particolare ai bimbi autistici, possano avere anche interventi specialistici tenendo conto delle loro caratteristiche di funzionamento, delle loro paure, delle loro fragilità. Questo è uno dei percorsi, insomma, che abbiamo costruito nel tempo e che ha dato sicuramente molti risultati. È ancora un'area da potenziare perché il rapporto con tanti altri servizi a disposizione che ci permettono insomma di vedere il bambino e l'adolescente, la famiglia nella loro integrità dei bisogni, e questo è sicuramente un aspetto che fa bene alla salute poter collaborare e avere un'idea globale di quello che è lo sviluppo e le necessità del bambino e dell'adolescente. Vi ricordo che oggi parliamo di salute e di sanità come ogni lunedì alle 12.10 e giovedì alle 19.10 con i nostri professionisti dell'azienda sanitaria locale. Oggi è con noi la psicologa Giulietta Aleotti, che è anche responsabile di neuropsichiatria del distretto centro-nord della nostra azienda sanitaria locale. Stiamo parlando di neuropsichiatria riferita all'infanzia e all'adolescenza. Ci parlava, dottoressa Aleotti, di un accesso rapido che avete agevolato ulteriormente in occasione della pandemia. Ecco, se all'ascolto ci fosse un genitore che ha problematiche col figlio nate proprio da questa situazione pandemica, ecco, in che modo può mettersi in contatto col servizio? Il nostro servizio ha una via di accesso distinta in urgenze, situazioni di urgenze e situazioni invece di prenotazione regolare. Le urgenze sono urgenze di tipo B, cioè che devono essere espletate nell'arco di una decina di giorni. E ogni urgenza viene catalogata e analizzata con un contatto diretto con il pediatra, il medico di medicina generale che la prescrive, per capire e valutare l'entità e la gravità della situazione. Orientativamente sono per noi situazioni di urgenza le richieste relative ai bambini al di sotto del primo anno di vita, che chiaramente gli interventi devono essere tempestivi, le urgenze legate alla psicopatologia degli adolescenti e le situazioni che chiaramente sono di pericolo o di rischio, tipo gli agiti autolesivi, insomma, o un disturbo alimentare importante che vada preso in considerazione in tempi rapidi. Per avere la richiesta in urgenza serve l'impegnativa del proprio medico e si telefona al numero del servizio. Viceversa, se non c'è una situazione di urgenza, è possibile prenotare direttamente al CUP, alla farmacia, e non è necessaria per la richiesta di visita psicologica nessuna impegnativa.
Per quanto riguarda invece il discorso degli adolescenti, questo è un percorso parallelo. In questo momento l'accesso è attraverso lo spazio giovani e direi che la tempistica è proprio una tempistica molto rapida per quello che riguarda gli adolescenti, che possono sia telefonare direttamente, sia poi invece ci può essere il contatto tramite i genitori. Un'altra area di accesso del nostro servizio è il centro specialistico per i disturbi dell'apprendimento. Anche questa è un'area specializzata per quanto riguarda le difficoltà scolastiche, che siano difficoltà di tipo specifico, chiaramente non facciamo valutazioni specialistiche per quello che riguarda insomma una difficoltà generica, ma sono delle indagini che vanno a puntualizzare disturbi specifici dell'apprendimento, tipo la dislessia, la disgrafia. Ecco, per questo servizio è necessario un'impegnativa del medico ed è necessario soprattutto anche avere la relazione da parte delle insegnanti. È indispensabile perché abbiamo bisogno di capire qual è stato il percorso scolastico del bambino e gli interventi, che cosa hanno fatto gli insegnanti, gli interventi di compensazione che hanno fatto per le difficoltà. Per noi è importante capire se nonostante questi interventi non si è risolto il problema del bambino. Quindi per accedere al centro di disturbi degli apprendimenti è necessaria impegnativa del medico e relazione degli insegnanti. Dopodiché si telefona, si va in farmacia. Chi volesse avere maggiori informazioni può anche consultare il sito dell'azienda USD, dove c'è un'area specifica anche del nostro servizio. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi ringraziando la psicologa Giulietta Aleotti, che vi ricordo è responsabile di neuropsichiatria del distretto centro-nord della nostra azienda sanitaria locale. Ringraziamento naturalmente come sempre a voi che ci avete seguito fino qui, dandovi appuntamento con la salute, con la sanità e con i professionisti della nostra azienda sanitaria locale tutti i lunedì alle 12.10 e tutti i giovedì alle 19.10 qui su Radio Dolce Vita. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.